Presidente, fa discutere l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi da Wimbledon. È giusto che faccia discutere perché fino adesso non c'era stata, diciamo, un'azione così precisa, così chiara, però sapete benissimo che il tennis è regolato sostanzialmente a livello sportivo da tre soggetti, cioè la Federazione Internazionale, che ha come riferimenti le federazioni nazionali, l'ATP e la WTA, che hanno a sua volta come riferimenti le federazioni per ciò che è la parte organizzazione dei tornei, e i quattro tornei del Grande Slam, che insomma sono a sua volta un mondo a parte. Hanno preso questa decisione, insomma, non mi sento aggiungere altro. Capisco magari il dispiacere da parte dell'ATP, devo anche dire con grande franchezza che questa situazione però, insomma, è in linea con quello che sono state le indicazioni e i dettami del CIO sugli altri sport individuali. Poi ovviamente sappiamo benissimo che l'ATP e il Grande Slam sono forme privatistiche, quindi hanno dinamiche, diciamo, di regole all'interno diverse da quelle delle federazioni internazionali. Presidente, invece venendo a Juventus-Inter, perché quella settimana lì, come spesso capita, ormai negli ultimi anni c'è il torneo di tennis. A proposito di tennis, ci sono gli internazionali, c'è anche una finale di Coppa Italia che non è una finale banale come le altre. Insomma, Juventus-Inter, insomma, i giornalisti l'hanno definita il derby d'Italia. Insomma, sono sicuramente le tre squadre col Milan che hanno maggior seguito di tifosi, quindi è una finale che, diciamo, valorizza al meglio. La stessa formula della Coppa Italia indubbiamente mette in condizione le squadre di vertice, grazie alle dinamiche anche delle teste di serie, di essere avvantaggiati. Ma vedete, da quando si è deciso che la finale della Coppa Italia è allo Stadio Olimpico, si è istituzionalizzata la Coppa del Presidente e automaticamente l'Olimpico è sempre più o meno, magari una volta può, in base alle squadre italiane, purtroppo in questo caso le squadre italiane, diciamo, interessate alla Coppa Italia sono uscite dalle coppe, è normale che si capita quasi sempre in quella settimana. Ma la colpa o il demerito non è certo del tennis o della Lega Calcio e della Coppa Italia, la colpa è di tutte quelle persone che o non sono state capaci, o non sono state in grado di creare nuove strutture, perché tutto questo, diciamo, parte nell'epoca del ventennio, poi negli anni è stato migliorato, però se non ci fossero state le Olimpiadi del 1960, staremo come staremo, credo non c'è altro da aggiungere. Tornando, rimanendo al calcio, la Roma è arrivata in semifinale di Conference League e c'è un enorme entusiasmo da parte dei tifosi. 200.000 persone in coda per i biglietti per il Leicester, tutto esaurito nelle ultime partite. Questo entusiasmo è portato da Mourinho o da qualcos'altro, dai risultati della squadra, dalla voglia di calcio, dal vivo anche? Io penso che è un combinato disposto di più fattori. Mourinho è stato decisivo diciamo, per l'entusiasmo e di come, diciamo, nel senso buono, ha caricato la piazza. Sicuramente la tifoseria, come altre, diciamo, dopo 2 anni di Covid, aveva voglia di respirare stadio, atmosfera e quant'altro. La squadra negli ultimi tempi penso che, diciamo, abbia giocato meglio, abbia fatto risultati molto migliori, viene da una striscia positiva, anche secondo me, diciamo, l'elemento di rappresentare unica, diciamo, a livello internazionale il paese, quindi monta tutto questo, ecco che, mi sembra che anche la politica dei prezzi abbia aiutato moltissimo, soprattutto le famiglie, perché non ci scordiamo, ho visto proprio su uno dei giornali vostri pochi giorni fa un dato a dir poco allarmante, che c'è un'incidenza percentuale di romani che sono entrati, diciamo, in quell'area di povertà. Certo, uno che oggi sta in quella zona non si può certo permettere un biglietto per andare allo stadio, tantomeno se c'è famiglia.
Sì. Sì, con Arianna Fontana tutto a posto, insomma, ridevate, scherzavate, sì, sì. Milano. Eccola là. Ari, no. Mi chiedono, con Arianna Fontana tutto a posto. Posso dire, rispondo alla romana, da mo che è tutto a posto, ok? Quindi grazie, Arianna, ho detto che è tutto a posto, per cui non diciamo altre cose.